da Matera Arredamenti e mobili di qualità, consulenza ed emozioni, progettazione, realizzazione su misura, assistenza tecnica, alta professionalità nei servizi. Matera Arredamenti è in via Selva San Vito 23, alla Terza. Primo maggio in Gravina tra arte e mestieri come alternativa alle affollate spiagge di Marina di Ginosa, ieri prese d'assalto. Pochi i ginosini che non hanno abbandonato il centro cittadino per vivere ed ammirare gli ormai noti luoghi che caratterizzano il paese, che si erge sul primo gradino delle falde ioniche della Murgia Tarantina, che stupisce chi ancora non lo conosce. A farla da padroni ieri, tra le caratteristiche viottole, soprattutto stranieri e gente venuta da altri luoghi. Lunghe passeggiate dal retrogusto mediterraneo, accompagnate da musica, spettacoli, delizie locali e buon vino, riscoprendo vecchie botteghe, antichi mestieri e perdendosi tra le mostre di artigianato. Un primo maggio differente a Ginosa, lontano dai temi riguardanti crisi e occupazione. Sicuramente è un'occasione molto valida per mostrare le nostre bellezze, per mostrare il nostro artigianato, per mostrare le nostre peculiarità in questo scenario, ospitando gli austriaci e divertendoci. Vogliamo valutare sempre di più il nostro territorio, no? Sicuramente, ecco, noi stiamo cercando di valorizzarlo a 360 gradi, cercando di spiegare quali sono le nostre tradizioni, perché non c'è niente di più bello che riscoprire le tradizioni e portare in auge Ginosa. Come è stata abbellita qui oggi i vari spazi della nostra Gravina? Allora abbiamo iniziato con gli stand enogastronomici con prodotti ginosini, poi abbiamo cercato di fare di dimostrare la filiera che facciamo nel tessuto, quindi partendo dalla lana, dalla filatura della lana fino alla tessitura e facendo dimostrare anche il lavoro di ebanista, il lavoro di fabbro, il lavoro all'uncinetto e quant'altro, le orecchiette, la pasta fatta in casa sicuramente. Avevamo lanciato appunto un invito per vedere qui anche i ginosini e speriamo di ripetere queste esperienze, speriamo di vedere anche più nostri concittadini. Io particolarmente sì, sono un produttore di vino, vendo vino, faccio parte di un consorzio Civitas Terra delle Gravine. In questo momento siamo stati, per questa occasione siamo stati ospitati da Angelo Inglese nei suoi locali quasi a fine lavori, quindi abbiamo messo insieme l'utile al dilettevole, quindi siamo riusciti a mettere in risalto sia il centro storico che i nostri prodotti tipici. Non a caso noi ci teniamo appunto il fine del nostro consorzio, del consorzio Civitas Terra delle Gravine, è proprio quello di mettere in risalto il centro storico abbinato con i nostri prodotti. E gli austriaci devo dire che stanno
stanno accettando. Come ne stanno reagendo? Abbastanza bene, soprattutto perché assaggiano prodotti non a caso di nicchia, cioè sia il vino, l'olio, gli insaccati che abbiamo qua e altro. Addirittura comprano, sì, comprano abbastanza, insomma, da tenere sul morale per uno che viene a esporre. Non l'abbiamo certo fatto per il discorso economico, bensì per un discorso di immagine. Dunque è un'iniziativa da ripetere, no? Assolutamente sì, ho sentito dire che forse ritornano anche l'anno prossimo, vedremo di arricchirlo ancora di più. Non a caso questo primo maggio è stato arricchito con alcuni mestieri, abbiamo un telaio antico dove si vede la tessitura di una volta, cioè c'è tanto di quel materiale, musica folcloristica soprattutto del posto, quindi è un qualcosa che credo che avrà un seguito. Naturalmente tutto questo ha bisogno di tempo, però stiamo a buon punto. Piaciuto? Sì, sì, un bel posto. Ci sono tanti posti nuovi che non sapevamo. Io personalmente, anche se sono di Ginosa, non sapevo che stavano tanti posticini belli. E lei, signora, cosa le è piaciuto? A me tutto. Meraviglioso veramente il posto, anche tutte le cose che stanno facendo, la signora che fila, è una cosa meravigliosa, non me lo aspettavo. Molto bello. Un'esperienza da rifare? Sicuramente sì. Ora ci fate un saluto agli amici di Nettuno? Ciao amici di Nettuno, grazie. Ciao, grazie, ciao. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.